Una mega vendetta, una cosa proprio ai coltelli se non salteranno fuori i soldi per il reddito di cittadinanza. In un audio di 2 minuti diffuso oggi da alcuni quotidiani online, Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio, insulta e minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Nella registrazione Casalino parla con 2 giornalisti a cui suggerisce di pubblicare quella che definisce una cosa simpatica. Domani se vuoi uscire una cosa che può essere simpatica la metti come che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta una mega vendetta, cioè chi giura lo metti come fonte parlamentare, però chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF, non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli proprio. Non è certo un mistero che sul reddito di cittadinanza ci sia uno scontro in atto tra il ministro Tria, che frena per mancanza di risorse economiche, e i 5 Stelle, che con Di Maio chiedono di trovare quelle risorse. Quello che colpisce e che ha scatenato la polemica politica, però, sono le frasi pesantissime, le minacce, gli insulti usati da Casalino, che li ripete per ben 2 volte ai suoi interlocutori. Noi crediamo che tutto andrà liscio, ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF. Casalino, che nei giorni scorsi era stato al centro di un'altra polemica legata al suo stipendio, superiore addirittura a quello del Presidente del Consiglio, si è giustificato dicendo che quella conversazione era e doveva rimanere riservata, e mentre le opposizioni ne chiedono le dimissioni, il Premier Conte gli ha ribadito la sua fiducia. L'unica reazione filtrata dal Ministero dell'Economia ribadisce invece che l'attribuzione delle risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero, si tratta di una scelta esclusivamente politica.